Bene, Dio piacendo, ultima puntata del Catechismo Pederulti, anno pastorale 2018-2019. Qualcosa la concludiamo, anche se non concludiamo, avrei voluto finire tutti gli incontri sulla Chiesa, non sono finiti, e li finiamo se Dio vuole l'anno prossimo. Il Vescovo ha già annunciato tutti i trasferimenti. Io non sto nell'elenco, quindi c'è un altro anno. C'è un altro anno di sopportazione a sermone. Così l'anno prossimo possiamo continuare. Tre anni. Finisco il terzo. No, l'anno prossimo comincia il quarto, Sì, però ogni quanti anni diciamo che secondo il diritto canonico, questa è una piccola premessa, sei anni minimo dovrebbe stare un parroco. Secondo il diritto, però è una cosa che per necessità il vescovo può derogare. Io non ho nessuna intenzione ad andarmene, quindi non ho. Sono tutti quanti viceparroci o vicari parrocchiali, niente di importante, niente di particolarmente eclatante. Allora, se vi ricordate, ecco qui, ci rimaneva da affrontare, andando subito al tema, così non facciamo tardi, l'ultimo capitolo della Gaudete et Exultate, dove si parla, questo è molto bello, del combattimento, della vigilanza e del discernimento, quindi gli ultimi requisiti che il Papa suggerisce per una santità nel nostro tempo, che tra l'altro sono anche abbastanza, questi ultimi abbastanza transtemporali, e qui chiaramente si parla, capite subito, del combattimento, si parla del diavolo. Ecco, l'ho detto già altre volte, insomma, che Papa Francesco è un grande, che possa sembrare in apparenza, è un grande citatore del diavolo. Qualcuno si è divertito, insomma, pare che sia il Papa che ha maggiormente citato il diavolo, insomma, negli ultimi tempi, insomma, quindi sentiremo ovviamente la parla con estrema competenza. Il combattimento si intende il combattimento contro il diavolo, la vigilanza è un atteggiamento ancora più ampio, lo vedremo, insomma. Alla vigilanza sapete bene che la Chiesa dedica un tempo liturgico ben preciso, che è il tempo d'avvento, il tempo in cui siamo invitati a entrare in questa dimensione fondamentale della vita cristiana. E poi il discernimento, questa è una cosa importantissima, si chiude con la cosa più importante, perché per diventare santi, in due parole, bisogna imparare a fare la volontà di Dio, ma la volontà di Dio prima di farla bisogna conoscerla, d'accordo? Su alcune cose è più facile, su altre cose è meno facile. Il discernimento è proprio la capacità di saper riconoscere e appunto discernere quello che Dio vuole da noi. Allora, io come sempre leggo un pochino perché è molto bello quello che c'è scritto e poi mi fermo ogni tanto, lo commentiamo, a partire appunto dal numero 158, quindi il combattimento e la vigilanza, le prime due cose. La vita cristiana è un combattimento permanente, si richiedono forza e coraggio per resistere alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita. Attenzione però, non si tratta solamente di un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana che ci inganna, ci intontisce e ci rende mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno si riduce a una lotta contro la propria fragilità e le proprie inclinazioni, ognuno ha la sua, chi ha la pigrizia, chi la lussuria, chi l'invidia, chi la gelosia e così via. È anche una lotta costante contro il diavolo, che è il principe del male. Gesù stesso festeggia le nostre vittorie, si rallegrava quando i suoi discepoli riuscivano a progredire nell'annuncio del Vangelo superando l'opposizione del maligno, ed esultava, vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Avrete già notato, io mi limito a fare un pochettino il segnalatore, diciamo così, no? Sapete che nella letteratura spirituale, ma classica, antichissima, roba da catechismo, tre sono i nemici della nostra anima. Tre sono il mondo, la mentalità mondana, la carne, la lotta contro le fragilità e le proprie inclinazioni, la lussura, la pigrizia, la gola, eccetera, e il demonio. Il diavolo non fa altro, che ribadire la dottrina classica sui nemici dell'anima. Ribadisce il diavolo perché, sapete che sono ormai 40-50 anni che più di qualche teologo cerca di negare l'esistenza del diavolo come essere personale, come origine del male, tende a fare del male un principio astratto
indefinito. Ecco, fin dai tempi di Paolo VI, il Magistero Pontificio, Papa Francesco non fa eccezione, ha ammonito contro questa cosa, che è una dottrina eretica, perché noi abbiamo chiarissimo il fatto che il male parte da alcune creature intelligenti che erano state create da Dio buone, che sono gli angeli, che si sono ribellati a Dio. Gli angeli ribelli, fate molta attenzione, ve lo dico per esperienza pastorale anche, quando in giro sentite parlare di tutto ciò che ha a che fare con gli angeli, state sempre molto attenti. Vedete che anche la disciplina della Chiesa è molto restrittiva, anche con il culto agli angeli, con l'invocazione degli angeli, perché dietro sti angeli c'è 99,9 su 100 il diavolo, perché i diavoli sono angeli decaduti. Tra l'altro molto intelligenti per questo qui. Quindi attenzione, sapete che la Chiesa ci raccomanda la devozione all'angelo custode, non c'è problema, l'angelo ti devo dire quanto ci pare, ma anche sugli angeli è consentito nominare soltanto e invocare liturgicamente soltanto i tre che festeggiano il 29 settembre e basta. Sapete che la tradizione ne ha individuati 7 a Roma, se andate nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Santi ci sono anche gli altri 4, si sa il nome degli altri 4, ma la Chiesa non ne ha autorizzato il culto pubblico, cioè di Uriele, di Barachiele, di Sealtiele e di Geuriele, che sono i 7 angeli assistenti, 7 arcangeli più grandi che sono in paradiso, di cui il primo è San Michele. Proprio perché bisogna fare sempre molta attenzione, d'accordo? Perché ci sono stati bruttissimi episodi legati agli angeli, sia antichi, perché fu Papa, chi era? Zosimo, credo, che fu il primo a emanare disposizioni molto molto restrittive, che molto recenti, anche movimenti filosofeggianti che girano adesso di vario genere. Attenzione, ecco, per qualcuno che sta parlando qualche angioletto e parla spiriti guida o cose di questo genere, state attenti che c'è anche gente che gli muoiono i bambini, che vanno dai medium, c'è sempre di mezzo il diavolo, tocca fare attenzione, si va a trovare di mezzo un mare di guai. Ecco, questo, ho fatto una piccola glossa, diciamo, da parroco al Papa, ecco, per raccomandare insomma ai miei figlioli di stare appunto vigilanti contro queste cose. Non ammetteremo l'esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri empirici, cioè basati sull'esperienza, e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che questo potere maligno è in mezzo a noi è ciò che ci permette di capire perché a volte il male ha tanta forza distruttiva. È vero che gli autori biblici, questo è quello che dicono alcuni teologi, avevano un bagaglio concettuato limitato per esprimere alcune realtà, e che ai tempi di Gesù, per esempio, si poteva confondere un'epilessia con la possessione diabolica. Questo si può concedere, questo qui. Ma tuttavia questo non deve portarci a semplificare troppo la realtà, affermando che tutti i casi del Vangelo erano malattie psichiche, come qualcuno ha detto, anche in ambito cattolico, d'accordo? E mi limito a dire qualcuno e non aggiungo altro per ragioni di carità, e che in definitiva il demonio non esiste o non agisce. La sua presenza si trova nella prima pagina delle scritture, capitolo 3 del libro della Genesi: il peccato è entrato nel mondo per l'invidia del diavolo, scrive il libro della Sapienza, è stato lui a instillare il veleno del male nei nostri progenitori. Quella non è una favoletta che, capito, ora è inventata per i bambini dell'asilo. Cioè, il peccato originale, anche questo, fate attenzione a cosa hanno fatto, e l'interpretazione precisa la Chiesa non l'ha mai detto, ma la Chiesa ha sempre detto che quei racconti, anche avendo un linguaggio che si può intendere come allegorico nel significato, ma si riferiscono a fatti realmente accaduti all'inizio della fondazione dell'umanità, d'accordo? Perché che il peccato originale sia partito da un progenitore che è trasmesso per propagazione e per generazione naturale nell'atto stesso del concepimento è dottrina autentica cattolica. Chi non ci crede è fuori della comunione con la Chiesa. Detto in termini antichi e brutali, è eretico, d'accordo? Quindi non è che si possa, cioè, così come chi non crede nell'esistenza dei diavoli, dei demoni come esseri personali, è fuori della comunione con la Chiesa, quindi è eretico, d'accordo?
Di fatto, quando Gesù ci ha lasciato il Padre Nostro, qui ho fatto già una battuta, non so se nell'ultima puntata del Catechismo degli Adulti o in qualche altro diretto che ho fatto, c'è questo qualcuno che adesso sta tutto preoccupato, che entra con il messale nuovo, dovrete imparare a dire non abbandonarci alla tentazione, c'è chi verrà la fine del mondo, chi lo sa cosa succede, che poi, attenzione, è una cosa che riguarda la traduzione italiana, d'accordo? Perché il nuovo messale, cioè il messale che stanno traducendo adesso, l'edizio tipica latina risale, non mi ricordo se al 2001 o al 2003, quindi da poco doveva venire la fine del mondo, no? È semplicemente la traduzione in lingua italiana, d'accordo? Oh, che è un pochino più, ma se uno volesse, dice questa cosa non l'hanno fatta, ma se uno volesse essere proprio fiscale, ancora più da correggere era l'ultima parte, perché in greco è apotuponeru, cioè liberacità al malvagio, non liberacità al male, quindi liberacità al maligno, quindi fa riferimento a un essere personale, non a un concetto, liberacità al male, ma liberacità al maligno, come qui il Papa spiega. Di fatto, quando Gesù ci ha lasciato il Padre Nostro, ha voluto che terminiamo chiedendo al Padre che ci liberi dal maligno, poneru, è in greco. Ecco, quindi, mo se fanno pure questa, che facciamo? Quante altre veste ci tapperemo? Ecco. L'espressione che si utilizza non si riferisce al male in astratto, e la sua tradizione più precisa è il maligno. Quindi capite, no? La traduzione così com'è del Padre Nostro potrebbe fornire argomenti ai teologi eretici per dire che il male è un concetto e non un essere personale. Capite, no? Capite anche perché a volte, così come la vecchia traduzione della CEI, quella del 1974, quella che precede quella del 2008, se uno leggeva il racconto dell'Annunciazione, io lo dico sempre, l'Annunciazione a Maria e l'Annunciazione a Zaccaria, Zaccaria e la Madonna rispondono allo stesso modo. A Zaccaria dice: brutto disgraziato, tutto il mondo diventi zimuto fino a quando non nasce San Giovanni, e la Madonna, beata te che hai creduto che le parole, ma com'è sta cosa? Tutti due rispondono: com'è possibile? Ma che, capite? Ma mentre Zaccaria dice: ma com'è possibile? Ma che dici? La Madonna non dice: ma com'è possibile? Dice: come pos uto estai, lo dico in greco, insomma, come sarà questo, virgola, dal momento che non conosco uomo? Cioè dice: come sarà? Cioè, nel senso che succede un miracolo, oppure devo considerare il mio Giuseppe, devo cominciare a pensarlo come marito, non solo come sposo? Questa è una richiesta di chiarimenti, capite? Però nella traduzione antica, se l'avete detto, io mi ricordo quando ero piccolo, quando cominciavo a dire il Vangelo, dico: ma com'è sta cosa? Cioè, con tutto rispetto per la Madonna, ma cioè, se sembrava anche una non bella risposta che desse la Madonna, perché la traduzione non era, capite? Perché sapete, ci diceva un signor Fisichella, ecco, che era mio professore di teologia fondamentale, adesso è uno dei bracci destri del Papa, collaboratore lì all'Evangelizzazione dei Poveri, che tradere, cioè consegnare, non deve mai voler dire tradire. E la mia santa mamma, che era latinista e grecista, dice: tradurre non può diventare tradire, ma ogni traduzione è sempre un piccolo tradimento, perché tu non riesci, quando scrivi una cosa in un testo originale, e chi ha studiato lingue originali, cioè se io leggo il Vangelo in greco o l'Antico Testamento in ebraico, posso cogliere alcune cose che, per quanto il traduttore più bravo che esiste al mondo, non te le farà cogliere mai, perché ci sono alcune proprie proprietà di una lingua che o conosci la lingua oppure non le puoi rendere perfettamente. Questo è un limite intrinseco umano, questo perché non ci stiamo a fare troppi, già ci stanno tanti problemi, quindi non ci facciamo più problemi di quelli che ci stanno, che quelli che ci stanno basta e ne avanzano, insomma, no? Ecco, Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni giorno questa liberazione, perché il suo potere non ci domini. Vedete, quando questo imparatelo, no? Quando un papa insiste, quando un vescovo insiste, quando un parroco insiste su qualcosa, vuol dire che c'è motivo di insistere, quindi continua. Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un'idea. Tutti i termini utilizzati da certa teologia contemporanea per negare l'esistenza del diavolo. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. Perché sapete bene che la più grande tentazione del diavolo, la sua più grande vittoria, è quella di far credere che non esiste. Così può agire indisturbato, senza che nessuno si dia il minimo pensiero di mettergli un minimo di bastoni fra le ruote. E così fa il bello e il cattivo tempo.
Lui non ha bisogno di possederci, attenzione, quando si parla dell'azione del diavolo non bisogna pensare anche questo, ecco, io e il Papa siamo in perfetta sintonia di intenti, perché si parla a volte poco del diavolo, dice, le persone, le possessioni, le cose brutte insomma che ci fanno spaventare, no, no, non ti devi spaventare di quelle cose. Il diavolo va in giro in giacca e cravatta, ben vestito, insomma, non ha niente di inquietante, non ha niente di preoccupante, ti si presenta vicino come la persona più simpatica e più cordiale che esista al mondo, quindi non bisogna temere l'azione straordinaria del diavolo, che è purtroppo sussistente, ma è circoscritta, e poi dovete sempre pensare che un posseduto non è che questo non fa nient'altro dalla mattina alla sera, d'accordo? Sta a giro. Quindi un posseduto, quando l'esorcista gli impone le mani, va fuori di testa, ma durante la vita comune, se voi lo vedete, è una persona normalissima che lavora e fa le cose, che certo c'è qualche piccolo fastidio, ma non è un energumeno ambulante, d'accordo? Ecco, invece ci stanno tanti morti che camminano perché sono vittime dell'azione ordinaria del diavolo, e manco ce lo sanno, e quando moriranno vanno all'inferno senza essere stati posseduti, senza aver fatto nessun cinematografo insomma di appariscenza, no? Ecco, lui non ha bisogno di possederci, ci avvelena con l'odio, con la tristezza, con l'invidia e con i vizi, e così mentre riduciamo le difese lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità, perché come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. La parola di Dio ci invita esplicitamente a resistere all'insidia del diavolo, lettera agli Efesini, e a fermare tutte le frecce infuocate del maligno, sempre San Paolo agli Efesini. Non sono anche queste parole poetiche, perché anche il nostro cammino verso la santità è una lotta costante. Chi non voglia riconoscerlo si vedrà esposto al fallimento o alla mediocrità. Per il combattimento abbiamo armi potenti che il Signore ci dà: la fede che si esprime nella preghiera, la meditazione della parola di Dio, la celebrazione della Santa Messa, l'adorazione eucaristica, la riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l'impegno missionario. È abbastanza, no? Ci sono le armi tipiche del combattimento spirituale. Più se usano, è meglio se usano, e meglio è. Questo è lasciato al nostro discernimento e al nostro buonsenso, ecco. Se ci trascuriamo, ci sedurranno facilmente le false promesse del male, perché come diceva il santo sacerdote Brochero, che importa che Lucifero prometta di liberarvi e anzi vi getti in mezzo a tutti i suoi beni, se sono beni ingannevoli, se sono beni avvelenati? Guardate, a proposito di questo, state attenti anche a gente che gira, che fanno cose strane, cronoterapeuti, tutte queste cose qui. E sapete, ho avuto un sacco di esperienze pastorali, dice, ma come? Allora, ma io sto male, quello mi ha fatto, mi sento tutto sto calore delle mani, e io mi sento meglio. Quindi che male ci può essere? Dico, attenzione, perché il diavolo prima ti alletta con i suoi beni e poi ti presenta il conto, perché pure i satanisti, non è che uno diventa satanista così. Il diavolo ha il possesso, come ha detto Gesù, come ha detto tentando anche Gesù nel Vangelo, di tre beni che piacciono molto all'uomo e che sono i suoi, che te li dà. Non nessuno di voi gli venga in mente andare al diavolo, ma se vuoi il potere, se vuoi il piacere e se vuoi il possedere, se vuoi il sesso, se vuoi i soldi, se vuoi il successo, come preferite, le tre P o le tre S, come vi pare, a lui te le dà. Poi c'è il conto però. Qui e dopo. Sono beni ingannevoli, sono beni avvelenati. Sapete, le grandi organizzazioni criminali che cercano? I mafiosi, i camorristi, l'andrangheta, la Sacra Corona Unita, cercano soldi e cercano potere, gli piace comandare. Sentissi boss. Capito? Lo fanno in maniera macroscopica, d'accordo? C'è poi chi lo fa in maniera giustamente violenta, cruenta, criminale, c'è poi chi lo fa in maniera microscopica, ma il mondo gira sempre attorno a queste cose qui, eh. Ora, in questo cammino lo sviluppo del bene, la maturazione spirituale e la crescita dell'amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Nessuno resiste se sceglie di indugiare in un punto morto, se si accontenta di poco
se smette di sognare di offrire al Signore una dedizione più bella. Peggio ancora se cade in un senso di sconfitta, perché chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Andiamo a vedere di chi è sta citazione, perché non è sua. Scorriamo un attimo. No, è sua. Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. Questo forse magari l'anno prossimo dovremmo trovare il modo, perché l'Evangelii Gaudium è un'altra, a mio avviso, lettera molto bella di Papa Francesco. C'è anche la Laudato Si, insomma, però vabbè, poi ognuno ha le sue sensibilità un pochino particolari. A me, se mi parli della santità e del Vangelo, io non capisco, cioè, sono le cose, insomma, che poi, ecco, per chi è più sensibile ai temi ecologici, chiaramente si deve leggere la Laudato Si, no? Ecco, eccetera, eccetera. Bene, quindi attenzione, qui il Papa ammonisce dalla mediocrità, perché chi cammina nella mediocrità sta con piede nella fossa. Capite? Attenzione che quando Gesù parla di questo nel libro dell'Apocalisse c'è quell'espressione brutta proprio, proprio brutta. Se tu non sei né caldo né freddo, tu sei tiepido, ma proprio perché sei tiepido sto per vomitarti dalla bocca. Magari fossi caldo, magari se fossi freddo, questo l'ho detto tante volte, è verissimo. La mia esperienza pastorale, ho ormai quasi 15 anni, io ho avuto bellissime storie composte da ex grandissimi peccatori, proprio gente lontana da Dio, li avvicinati, andavano come treni, oppure persone, come dire, vicine, ma sul freddarello, diciamo che si erano raffreddate un pochino. Ma le più grandi difficoltà pastorali, questo non sono soltanto mie, sono generalizzate, è con la persona che ha, diciamo, una visione di una fede, continua comunque ad andare a messa, ho sempre fatto, cioè un pochino, quindi, capito? Quindi c'è una fede appiattita, cioè l'ho sempre fatto, cioè già lo so, che vuoi tu? Che me devi dire? Cioè io ho una vita che vado in chiesa, quindi non c'ho niente di nuovo da imparare. E magari poi si brancola nella debitezza, nelle solite cose, nel tagliare e cucire, cioè, se sapete, purtroppo, cioè io non voglio, perché il Papa insiste sempre su tante cose parlando anche ad ambienti ecclesiastici, perché se entri in questo magma non ne esci più, cioè tu fai una montagna di brutte cose senza nessun peso e non ti smuove nessuno, perché tu sei convinto che stai a posto, che non c'è bisogno di niente, hai la coscienza intontita, stordita, come prima detto, e non ti muovi. Questo è un problema grosso, questo qui, da un punto di vista interiore. Poi c'è la corruzione spirituale, il cammino della santità, di questo adesso parla il Papa, ho fatto un piccolo quello, è una fonte di pace e di gioia. Quante volte mi avete sentito dire questa cosa qui? Stai camminando verso la santità e te ne accorgi dal tasso interiore di pace e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nello stesso tempo richiede che stiamo con le lampade accese e rimaniamo attenti e con la vigilanza. Astenetevi da ogni specie di male. San Paolo, lettera ai Tessalonicesi, vegliate, non addormentiamoci, perché coloro che non si accorgono di commettere gravi mancanze contro la legge di Dio, attenzione, che non si accorgono, non che non le commettono, è diverso accorgersi di una cosa o farla. E ricordate quel passo del Vangelo dove Gesù dice: perché guardi la pagliuzza nell'occhio del fratello, non dice e non vedi la trave che è nel tuo, dice, ma non ti accorgi della trave che è nel tuo. Allora, anche quando ci confessiamo, se io faccio fatica ad accorgermi delle cose che non funzionano, sono due le cose: o sono già santo, o sono addormentato, cioè la coscienza attorpidita, oppure, come dire, ho bisogno di risvegliarmi un pochettino, sto perdendo la coscienza del bene e del male, non conosco forse tante cose che piacciono o dispiacciono a Dio, in modo tale da rendermi attento e da sapere confrontare la mia esistenza con questo. L'addormentarsi, la vigilanza è il comportamento contrario a questo. Coloro che non si accorgono, attenzione, di commettere gravi mancanze contro la legge di Dio possono lasciarsi andare ad una specie di stordimento o torpore.
quello di cui vi dicevo prima. E dato che non trovano niente di grave da rimproverarsi, non c'è niente di grave da rimproverarsi, è diverso, non avvertono quella tiepidezza che a poco si va impossessando della loro vita spirituale e finiscono per logorarsi e corrompersi. E perdonatemi se ve lo dico, questo poi determina che ci sono persone vicine alla Chiesa che gravitano nelle parrocchie, a volte anche collaborano, che stanno in questo stato, e se si avvicina una persona che sta lontano, non lo dice al diretto interessato, lo dice al parroco, dice: se io devo diventare come quello, io mi faccio un buddista. È così, ragazzi, ve lo dico io, d'accordo? Per questo che il Papa se ne è uscito con quella frase che l'ho già detto 3.000 volte, dice: se devi andare a messa e sentiamo, è meglio che te ne stai a casa. Non perché non sia una cosa da farsi andare a messa, insomma, no, ma perché non possiamo fare la doppia vita in questo modo qui. Perché poi lo scandalo che uno dà è grosso, capite? La corruzione spirituale, sentite che dice, peggiore della caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente, dove alla fine sembra tutto lecito: l'inganno, la calunnia, l'egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché anche Satana si maschera da angelo della luce. Attenzione a questo termine, perché capite che significa autoreferenzialità? Significa che l'unico referente autorevole, esatto, sono io, cioè che non ascolto nessuno, cioè non ho l'orecchio aperto. E chi non ha l'orecchio aperto non cammina in conversione. Secondo terzo canto del servo di Yahweh, mattina dopo mattina tu mi risvegli l'orecchio perché io ti possa ascoltare come un discepolo. Il regno è compiuto, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Questo è il figlio mio eletto, ascoltatelo, d'accordo? Le orecchie aperte. E nella Bibbia qui ci sono dei casi drammatici. Lui ne cita alcuni, poi ne cita qualcun altro. Ecco. Così termina i suoi giorni. Salomone, l'uomo più sapiente del mondo, autore di libri biblici. Oh, non lo sappiamo, speriamo che si sia salvato, ma Salomone ha fatto una brutta fine, perché è morto prostituito a culti stranieri, trascinato dalle donne che gli piacevano e che erano di altre religioni, aveva apostatato. Salomone gli sono attribuiti un sacco di libri biblici, capito? È tanta roba, quindi uno che ha scritto i libri biblici, che è stato ispirato, può fare sta fine? Ecco perché attenzione a dire quello è santo. Come mai che la Chiesa, i santi, salvo il caso da Sant'Antonio da Padova, che è stato fatto santo entro un anno dalla morte, li fa dopo la morte, e generalmente sì, se muore San Giovanni Paolo II, santo subito, hanno fatto abbastanza presto, ma santo sempre con calma, d'accordo? Perché punto primo, fino all'ultimo istante il diavolo ce lo fa secchi, d'accordo? E nessuno può stare sicuro fino a quando sta qui. E punto secondo, vediamo se è stato santo veramente, ce lo studiamo bene, con calma, insomma, perché se santi è una cosa abbastanza seria. Salomone. Quindi Salomone ha fatto una brutta fine, mentre il gran peccatore Davide, che conosce la storia di Davide, insomma, Davide ne ha fatte grosse quanto una casa, compreso l'omicidio finalizzato a coprire il suo adulterio, perché questo è quello che è successo, ecco. È un omicidio proprio da infame, perché ha lasciato morire in battaglia uno dei suoi migliori soldati, ecco, con ordine espresso dato al suo generale Joab, è scritto, ecco. Il gran peccatore Davide seppe superare la sua miseria. Ecco perché dico, a volte è meglio un gran peccatore che non una persona tiepida, autoreferenziale, che non ascolta nessuno o che si illude per una sua, come dire, semplice presenza ecclesiale, bisogna vedere quanto qualificata, di essere già a posto e di poter essere legittimata a fare di tutto e di più senza ascoltare niente a nessuno. Purtroppo tra noi cattolici vi assicuro che di questa cattiva tendenza è pieno, purtroppo. È cascato qualche pezzo, mi sono perso un pezzo. Ok. Quindi attenzione, in un passo Gesù ci ha avvertito circa questa tentazione insidiosa che ci fa scivolare verso la corruzione. Parla di una persona liberata dal demonio che, pensando che la sua vita fosse ormai pulita, finì posseduta da altri sette spiriti.
maligni. Vi ricordate, no? Luca, la persona liberata dal diavolo, che si ritrova 100 volte peggio di prima. E un altro testo biblico usa un'immagine forte: il cane è tornato al suo volo. Poi il Papa si ferma perché c'è anche il seguito. E la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel drago. Però, dovendo essere un testo pubblico ufficiale del Papa, insomma, però sta scritto nella Bibbia, quindi cioè, il Papa non ha voluto continuare per ragioni sicuramente di, come dire, di, ecco, di, forse di, ecco, di eleganza esteriore, però è brutto, sono brutte queste cose. Quindi bisogna fare molta attenzione. Poi il discernimento, l'ultimo tratto. Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo, se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo? E qui capite che Papa Francesco è gesuita. Penso che sappiate che il più grande maestro sul discernimento degli spiriti è Sant'Ignazio di Loyola. Ecco, qui sarebbe stato molto interessante, ma ce l'ho nel testo degli ebook, se no possiamo andare a vedere qualcosa, cioè se ce l'anza un pochino di tempo, andare a vedere proprio le sue indicazioni, perché Sant'Ignazio proprio in concreto dà proprio delle indicazioni specifiche e precise. Comunque basta che vi comprate gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, che li scaricate online e cercate proprio la parte che parla del discernimento degli spiriti. È molto molto semplice e fa degli esempi molto molto convincenti. L'unico modo di discernimento che non richiede solo una buona capacità di ragionare di senso comune, ma è anche un dono che bisogna chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo e allo stesso modo, attenzione, ci sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio, sicuramente potremo crescere in questa capacità spirituale. Allora, come si fa a discernere? Allora, numero uno, bisogna chiedere il dono dello Spirito Santo, bisogna pregarci sopra, perché il consiglio, come ricordiamo dalla Cresima, è uno dei 7 doni dello Spirito Santo. Ecco, ma non basta chiedere il consiglio, d'accordo? Perché come tutte le cose che vengono dal cielo, noi le chiediamo, ma dobbiamo anche metterci ciò che viene da noi. E cos'è che viene da noi? La preghiera, la riflessione, quello che stiamo facendo oggi, per esempio, guidate da me, meditare, pensare. Pensare chiaramente su cose buone, la lettura, le buone letture, il buon consiglio, chiedere buoni consigli a chi può dare buoni consigli. Qui entra il tema del confessore, chi ha per esempio un confessore fisso, e o il direttore spirituale, chi ce l'ha, chi ne sente il bisogno, chi ne avverte le esigenze. Al giorno d'oggi l'attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti la vita attuale offre enormi possibilità di azione e di distrazione, e il mondo le presenta come se fossero tutte valide e buone. Tutti, ma specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. Questi poveri giovani, preghiamo molto, perché ci sono degli ultimi dati che vengono offerti in giro, li ho letti proprio nei giorni scorsi, che sono agghiaccianti. Quindi l'età di presa di contatto con la pornografia brutta è scesa a 11 anni, perché purtroppo oggi i genitori, mi perdonate, scusi presenti, io dico, sapete quante volte quando faccio gli incontri con i genitori dico, è proprio indispensabile che un ragazzino di 11 anni ci abbia l'iPhone 10? A parte il principio educativo, insomma, no? Che tu c'hai uno smartphone, ma tu capisci che se gli metti in mano una cosa del genere, sapete che l'iPad è il dispositivo purtroppo più usato nel mondo, sapete perché? Perché per la sua risoluzione permette di vedere meglio i video porno. Questo è il motivo. Allora, io gli voglio tanto bene al ragazzino, però è chiaro che non si può tenerli lontani da queste cose a tempi indeterminati, però insomma, si può arrivare a 14 anni, a 15 anni, a 16 anni, facendo un'opera educativa di accompagnamento in cui piano piano lo introduci, gli spieghi, non gli puoi mettere in mano una cosa del genere e poi, perché inevitabilmente, certo questo non basta, d'accordo, perché poi c'hanno gli amici, quindi c'è bisogno comunque di un'azione educativa, però insomma oggi è
Ragazzi, queste sono situazioni abbastanza allarmanti e non si può fare, cioè io non voglio fare il bacchettone, lo dicevo pure domenica di ieri sera, due venerdì fa sono stato a cena fuori con mio fratello, hanno una pizzeria e mia cognata, c'era uno schermo grosso così vicino a noi, cioè che c'era un programma, prima serata, d'accordo, un varietà, dove mia sorella e mia cognata si vergognava per me, mi diceva non guardare Don Leonardo, dico, mia cognata, il mio fratello diceva non guardare, dico non perdimelo loro, insomma, che capito, cioè dico vabbè, dico insomma non è che, però veramente quelle poche occhiate che uno usciva fuori, dico alle 20:45 una cosa del genere, cioè io veramente mi sento un vecchio bacucco proprio in cucco, perché quando lo, cioè, non esistevano queste cose qua quando avevo 14 anni, insomma, no? Ma chi fa queste cose, quindi veramente io sono vicino a tutti quanti i genitori di ragazzi, perché non so che cosa ti possano lamentare oggi, che il Signore l'aiuti, che gli dia qualche buona ispirazione, perché non è facile, insomma, anche educare in questo contesto. È possibile navigare su due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattino alla mercé delle tendenze del momento. Sapete, con un sacerdote, parlo con le persone che io ho saputo delle cose, ma non ci sarei mai arrivato. Tutta una serie di porcherie, cioè che voi probabilmente spero che non ve le possiate immaginare, ma che fanno attraverso i social network. Cioè, non avete idea, cioè ogni tanto dico, ma mo le avrò sentite tutte, no! Cioè ce ne vuole qualcuno di nuova, capito? E ce ne vuole sempre qualcuno di nuova, cioè delle cose allucinanti, capite? Allora, cioè, questo risulta, a parte molto tante le altre cose, cioè io un giorno o l'altro mi dovrò decidere, perché ci ho sempre fatto le battute, capito? Voi immaginate, cioè, uno che fa l'esame di coscienza, che uso ho fatto di Facebook, io sono andato in qualche chat, questo è da confessare, è peccato mortale se non qualche chat, eh. Se tu nei commenti hai cominciato a insultare a destra, a manca, di parolacce, a quel tizio che è, quello è peccato mortale quello lì, mo comincia a favorire come fa Papa ogni tanto, prima lo facevo un po' più spesso, perché fino a quando tu a qualcuno dice peccato mortale, lui dice ah sì, quello c'è il peccato mortale salta, almeno salta dalla sedia, insomma, no? Che dice, ma ci avesse ragione, capito? Non si può fare. Ecco, quindi questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella propria vita e bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del mondo, dello spirito del diavolo. In altre occasioni invece, ecco il discernimento, succede il contrario, perché le forze del male ci inducono a non cambiare, a lasciare le cose come stanno. Hai visto quante volte il Papa ha detto la tentazione del si è fatto sempre così, ecco, a scegliere l'immobilismo e la rigidità, e allora impediamo che agisca il soffio dello spirito. Siamo liberi con la libertà di Gesù, ma noi ci diamo ad esaminare quello che c'è dentro di noi e quello che accade fuori di noi. Come faccio a capire se una cosa è da cambiare, non è da cambiare, se devo continuare a farla così com'era, se devo farci delle correzioni, se questa novità è una cosa buona, se viene da Dio? Se, la prima cosa da fare veramente è imparare un profondo spirito di preghiera. Ho già detto altre volte, non so se in questa sede lo ridico, sempre stiamo parlando del Papa, ci diamo come esempio il Papa, ho sentito con le orecchie mie la domanda provocatoria che gli fecero su un viaggio in aereo, se nei paesi dove non ci stanno i preti, se i viri probati possono celebrare eccezionalmente la messa. Lui, la risposta che ha dato è: non ho detto non ci ho nemmeno pensato, non ci ho nemmeno pregato. Quindi non averci nemmeno pregato, perché nella preghiera si fa il primo atto di discernimento, cioè questa cosa qua è una cosa possibile, potrebbe essere una cosa che viene dallo Spirito Santo, ci cominciamo a pregare sopra. Se già pregato sopra vuol dire che già ha valutato che dallo Spirito Santo questa cosa qua non ci viene. Quindi se ho fatto già giudizio a priori che non c'ho nessun dubbio, non ci prego nemmeno. Ma non basta dire non ci penso, ecco, bisogna vedere se uno ci prega oppure non ci prega, è la prima cosa da fare, non abbiamo altre possibilità. E chiaramente la formazione, come dice, la lettura,
studio, la meditazione, il consiglio, l'ascolto, il confronto. Guai a chi va avanti di testa propria e non sente nessuno. Io questo ho sempre raccomandato, insomma, ecco. Come dice San Paolo, dice, bisogna riconoscere i segni dei tempi e vagliare ogni cosa e tenere ciò che è buono. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, continua, o quando ci sono problemi gravi da risolvere, o quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia. I momenti in cui il Signore ti sta visitando, ti sta dando delle chance, ti sta dando delle grazie. Oggi ci stanno, domani potrebbero finire. Quindi acchiappa fino a quando ci stanno, ecco. Oppure, per non sprecare le ispirazioni del Signore, tante ce ne va dalla mattina alla sera, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane. Anche fare una telefonata o non farla, scrivere un messaggio di ringraziamento a una persona che ti ha fatto un beneficio o non scriverlo. Piccolissime cose, però fare o non fare una piccolissima cosa a volte cambia molto la vita. Ecco, vi faccio un esempio: uno ti ha fatto una cosa positiva, ti viene il pensiero, scrivi un messaggio, dire grazie, perché è importante dire grazie, cioè capite, perché far capire a una persona che ho gradito questa cosa che tu bella che tu mi hai fatto. Non farla è una cosa brutta, anche se tu lo fai non per cattiveria, ma perché per dimenticanza, no? Sicuramente farlo è una cosa che la farà contenta. Non farlo, se è santo, non c'è pagato, dice vabbè, ci avrà pensato, ma se ancora santo non è, ci potrebbe rimanere male. E quella è una piccola ispirazione. Quando arrivano le ispirazioni, non dire lo scrivo tra 5 minuti, perché tra 5 minuti sei scontato. Se arriva l'ispirazione buona, rimala su lì, d'accordo? Io mi ricordo una volta parlando con un padre spirituale di una cosa del genere, dico, mi è venuta l'ispirazione mentre sta a pregare, che faccio? Dice al Signore, mi dai un minuto, fammi scrivere questo messaggio e poi riprendo, perché sennò poi ti scordi. Tanto il nostro Signore, se Stefano per buono non si offende. No, si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il meglio, il più bello, ecco, perché le cose di Dio sono sempre le migliori ed è più bello farle. Sapete che tra le cose belle la settimana prossima, pare che quest'anno dopo tanto tempo rifacciamo una bella infiorata per il Corpus Domini. Dovrebbe essere la prima di una lunga serie che si rimango qua 10 anni, tra 10 anni abbiamo fatto tutta Simonetta, ammazziamo tutti, ecco. Facciamo la sfida a Genzano, perché un posto del genere si presta proprio tantissimo, insomma, no? Ecco, perché le cose belle sono sempre da farsi, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull'impegno di oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni giorno in dialogo con il Signore che ci ama un sincero esame di coscienza. I gesuiti lo fanno minimo 2 volte al giorno, ecco perché Francesco sicuramente è sensibile. Al tempo stesso il discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano di amore, perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni. È vero, leggiamo soltanto l'ultimo paragrafo, che tanto poi ci sta la conclusione, che il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle scienze umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche o morali, però li trascende e neppure gli bastano le sagge norme della Chiesa. Ricordiamo sempre che il discernimento è una grazia, anche se include la ragione e la prudenza, le supera, perché si tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per ciascuno e che si realizza in mezzo ai più svariati contesti e limiti. Non è in gioco solo un benessere temporale, né la soddisfazione di fare qualcosa di utile, e nemmeno il desiderio di avere la coscienza tranquilla. È in gioco il senso della mia vita davanti al Padre, che mi conosce e mi ama, quello vero, per il quale io posso dare la mia esistenza e che nessuno conosce meglio di Lui. Il discernimento, insomma, conduce alla fonte stessa della vita che non muore, cioè che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Non richiede capacità speciali, né è riservato a più intelligenti e istruiti, e il Padre si manifesta con piacere agli umili. Non serve, quindi il Papa sta dicendo,
se una persona è in grado anche di prendere le cose positive che derivano dalla scienza umana e dagli apporti che può dare, siano le benvenute. Poi già, io non so niente della psicologia, non so niente quello che faccio. Questa è una cosa che si tratta di imparare ad ascoltare. Dio ci parla all'interno del cuore e della nostra coscienza. Questa è una cosa importantissima. Guardate, io più tempo passa e più di questa cosa me ne vado convincendo. E imparare a vivere e a orientare le proprie scelte davanti al Signore, non davanti agli uomini, manco davanti al parroco, manco davanti al padre spirituale, manco davanti al confessore. Tu non fai una cosa per far piacere al parroco, per la figura davanti al padre spirituale, di queste cose, perché sono tentazioni frequentissime queste qui nelle anime. Ma tu fai una cosa perché in coscienza, davanti a Dio, pregandoci, mettendoti in ascolto profondo, hai visto nel cuore che quello in quel momento ti sembra essere la volontà di Dio. È sicuro che ti sbagli, ma meglio che ti sbagli con il desiderio però sincero, lui lo conosce, di piacere a lui solo, piuttosto pure che fai una cosa giusta, ma non nel giusto modo. Perché lui si gira dall'altra parte, quando una cosa giusta è fatta non nel giusto modo. Come ci ha detto il cardinal Pedrocchi quando è venuto a Latina, il bene fatto male è male. Non è bene. Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi, durante il nostro lavoro, attraverso gli altri, in ogni momento, non è prescindere, non è possibile, chiudiamo questi belli incontri in questo modo, prescindere dal silenzio della preghiera prolungata, per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare il significato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le ansie e ricomporre l'insieme della propria esistenza alla luce di Dio. Così possiamo permettere la nascita di quella nuova sintesi che scaturisce dalla vita illuminata dallo Spirito. E a proposito di questo, un'idea che mi sta venendo in testa, la settimana prossima guidiamo il Vangelo di Luca per quest'anno. L'anno dopo c'è sta San Giovanni, ma dopo la Bibbia, io ci avrei, se rimango ancora qui come spero, ho seria intenzione di cominciare a fare proprio una scuola di preghiera, per chi vuole imparare a pregare, che si può imparare a pregare, bene, eh? E poi se Dio vuole vedremo se si riesce pure a cominciare a pregare. Perché non voglio mettere troppa carne al fuoco, dopo non riesco a. Io comincio la mattina alle 6:30 e finisco a luna tutti i giorni, quindi sono caterpillar, insomma, non ho paura di lavorare, che poi ai fedeli le propongo piano piano le cose, perché già me lo dicono quelli che mi seguono online, dicono chi ti fa passare dietro, tutta la roba che metti in giro, dicono non fanno tempo a starmi dietro, quindi è meglio uno del poco alla volta, d'accordo? Tanto tempo ce l'abbiamo, per questo che il parroco rimane un pochino di tempo, perché ci stanno tante cose da fare. Tranquillo. Ecco. Bene, quindi così possiamo, ringraziando anche questa lunga parentesi che ci ha accompagnato, nel ricordo stavamo parlando della santità, della chiamata universale alla santità, del quinto capitolo del Lumen Gentium, chiaramente abbiamo inserito qui dentro questa la lettura che ci ha coinvolto per 3-4 incontri, insomma, di questo splendido documento. Insomma, a me personalmente forse questo è quello che preferito di Papa Francesco, se ci vuol dire, no? Quindi cioè che uno già abbia, insomma, perché veramente cioè mostra anche tutto quanto il bagaglio, diciamo così, spirituale che c'ha, ricordiamo, un uomo che oltre che il Papa si porta alle spalle tanti anni di vita religiosa vissuta tra i figli di Sant'Ignazio di Loyola, insomma, che sono notoriamente esperti, diciamo così, in vita spirituale. Bene, ci aggiorniamo al prossimo anno pastorale. Martedì prossimo facciamo l'ultimo incontro biblico, perché entro il Corpus Domini dobbiamo chiudere tutte le attività. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.